L'attrice e il cantante dei Coldplay posano insieme 4 anni dopo il divorzio. Oggi siamo come fratelli, dice lei, pronta a sposare Brad Falchuk. Il merito? Del disaccoppiamento consapevole, seduti sui gradini di fronte a una casa londinese. Gwyneth Paltrow ha messo in posa i due figli, Moses Bruce Anthony, 11, e Apple Blythe Allison, 13, e accanto a loro c'è anche papà Chris Martin. Il numero, 42, è la didascalia che accompagna lo scatto, condiviso sul profilo dell'attrice, e il riferimento è al brano dei Coldplay come all'indirizzo dell'abitazione, che probabilmente corrisponde al luogo in cui vive il cantante. Se gli ex coniugi si siedono ancora uno accanto all'altra, 4 anni dopo il divorzio, è merito dell'ormai celebre espressione, disaccoppiamento consapevole, coniata dalla star di Shakespeare in Love per indicare una separazione senza drammi. 45 anni lei, 41 lui, i due oggi hanno una relazione meravigliosa. Sono stati insieme 10 anni e si frequentano ancora, nonostante non ci sia più nulla di romantico tra loro. Sono solo genitori, ottimi amici e persino qualcosa di più. Chris è davvero come se fosse mio fratello, ha spiegato l'attrice di recente, c'è molta sintonia tra di noi, stiamo bene. E quest'ultima foto non può che confermarlo. Non che sia stato semplice arrivare a questo punto, il divorzio è stato doloroso, ma entrambi ci siamo impegnati affinché i nostri figli ne uscissero il più possibile incolumi, e per quel che riguarda i loro cuori hanno voltato decisamente pagina. Lei ha da poco annunciato l'intenzione di andare a nozze col produttore Brad Falchuk. Lui, invece, è stato fotografato più di una volta in compagnia della protagonista di 50 sfumature, Dakota Johnson. La famiglia è allargata e funziona. Top stories from social media.